Ciao a tutte ragazze, bentornate nel mio canale, oggi un nuovo video e questo qua è il video sul beauty che ho portato con me in Inghilterra. Come sapete sono stata 10 giorni in Inghilterra in vacanza da mio cognato e quando sono tornata poi sono stata a Napoli circa 2 giorni perché poi sono ripartita per il weekend di Pasqua, sono stata in Calabria, in un albergo in Calabria con degli amici e questo stesso beauty che vi farò vedere l'ho portato anche in quell'occasione. Come fondotinta ovviamente ho portato il mio di Yves Rocher che è lo 0 difetti foundation, il numero beige 200. Come correttore invece ho portato questo qua di Bobbi Brown che è il light to medium peach che sta man mano comparendo e questo qua mi piace tantissimo, lo sapete. Come cipria invece ho portato questa qua, la Mattifying Compact Powder, che si sta mano a mano anche rompendo e appunto questa qua è nella tonalità soft beige. Come blush invece ho portato questo qua di COST che è il numero 28, che è molto molto bello, mentre come illuminante ho portato questo qua di una vecchia collezione di Kiko che è il Rock Attraction Blush numero 01 Pearly Rock. Per fare le sopracciglia ovviamente ho portato il mio duo, questo qua di Essence, anche perché questo fa parte del progetto smaltimento prodotti e come vedete man mano si consuma sempre di più, ma lo adoro. Come terra ho portato con me questa qua di Too Faced che è la Endless Summer, anch'essa facente parte del progetto smaltimento prodotti e manca veramente pochissimo, quindi a breve la vedrete nel video dei finiti. Come primer ho portato questo qua di Essence che è il mio amato amatissimo I Love Stage e come palette, l'unica palette che ho portato, anche perché è molto piccola, compatta e insomma con colori anche abbastanza neutri come mi interessava portare, ho portato questa qua che è la Naked Basics 2 di Urban Decay. I colori sono questi e questa qua l'ho utilizzata anche per il make up del mio compleanno che vi ho fatto anche il video che se non avete visto magari vi lascio qua in sovraimpressione se vi può interessare. E questa appunto mi serviva una palette semplice, facile da portare, che non fosse ingombrante e quindi poi ho scelto questa. Come matita nera ho portato la mia solita, questa qua di Pupa che è la Multiplay 09 che è veramente veramente agli sgoccioli. Come eyeliner ho portato questo qua che è l'Ink Liner di Wycon e come mascara ovviamente ho portato l'I Love Extreme di Essence. Come matita per le labbra ho portato queste due di Wycon che sono le Intense Lip Pencil, la numero 22 Pale Mauve e la numero 45 Chocolate. E appunto queste qua mi piacciono tantissimo, le utilizzo veramente tantissimo. E come rossetti ne ho portati 3. Il primo è il numero 35 di Wycon della linea Long Lasting Liquid Lipstick che mi avete visto anche fare la recensione, me lo vedete molto molto spesso indossare perché sapete che sto praticamente in fissa con questo qua, mi piace tantissimo. E poi due di MAC, il primo è il Kinda Sexy, questo qua mio amato che adoro veramente e sta quasi terminando. E poi il mio altrettanto amatissimo Pink Plaid, anch'esso stra utilizzato e che adoro, lo sapete. Poi come accessori ovviamente ho portato un temperino, ho portato la pinzetta per le sopracciglia, poi ho portato una lima per le unghie, questa qua che è consumatissima però ancora mi va molto molto bene devo dire e quindi non riesco mai a buttarla. Infine vi faccio vedere i pennelli che ho portato. Ho portato per il fondotinta questo qua, il Buffing Brush di Real Techniques. Poi per quanto riguarda cipria e blush ho portato questo qua di Catrice. Per la terra ho portato questo qua che è il Contour Brush sempre di Real Techniques. E per l'illuminante ho portato sempre di Real Techniques il Setting Brush, che è questo qui.
Per le sopracciglia ho portato questo qua angolato di Essence e poi ho portato questo qua che è lo Smooth Brush di Elf per sfumare l'ombretto sotto appunto la rima ciliare inferiore. Ho portato questo qua di Kiko che è il numero 207 con il quale vado a fare sempre il punto luce all'angolo interno dell'occhio. Poi ho portato questo qua di un vecchissimo set cinese che presi su un sito, non ricordo neanche quale fosse, e questo qua lo utilizzo per mettere il colore neutro su tutta la palpebra mobile e fissa per togliere, come vi dico sempre, l'appiccicaticcio che lascia il primer. Poi ho utilizzato questo qua di Essence per l'applicazione dell'ombretto. Ho portato questo qua che è il 227 Luxe Soft Definer di Zoeva per andare inizialmente a sfumare e a mettere il colore nella piega dell'occhio. Poi ho portato questo qua di Kiko che è il numero 202 con il quale vado a mettere la parte più scura, vado a intensificare proprio la parte esterna dell'occhio con un colore molto scuro e appunto questo qua che essendo molto sottile vado proprio a fare la linea che mi serve. E infine ho portato questo qua che è il 228, il Crease Brush sempre di Zoeva con il quale vado a sfumare un po' il tutto. Questi qua sono i pennelli che ho portato con il quale mi sono trovata molto bene e con il quale mi trovo molto bene e li ho usati tutti. Tutti i prodotti che avete visto, soprattutto nei 10 giorni in Inghilterra, li ho utilizzati proprio tutti e quindi sono molto contenta di questo beauty che ho portato perché molto spesso porto tantissime cose e poi non utilizzo quasi nulla. Infatti, se avete visto il video del beauty scorso di quando in estate sono stata in Albania, come avete visto ombretti non ne ho proprio portati proprio perché non avevo voglia di utilizzarli e quindi era un beauty veramente molto molto piccolo. Adesso ho portato quella palette, l'ho utilizzata e sono molto molto soddisfatta. E niente ragazze, il video è terminato, fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento qua sotto e mi raccomando spolliciate i miei video e iscrivetevi al mio canale così da restare sempre aggiornate. Io vi mando un bacio grandissimo ragazze, ciao e al prossimo video.